Forcalle e Riano oggi sono il momento in cui ci sarà la verità. Se questa oggi diventa la prospettiva, abbiamo finito di campare nel Lazio e la responsabilità è di Roma. Siamo qui perché da qui deve partire la riscossa, da Roma, dai cittadini che producono 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno. E per questo da mercoledì staremo in via Cristoforo Colombo tutti i giorni, possibilmente anche durante le festività, con la presenza e il supporto di tutti quelli che ci dovranno venire a trovare, compresi ovviamente quelli che hanno parlato. E la prossima situazione che vi presentiamo, quella di Fiumicino, quella che ancora qualcuno pensa sia quella definitiva, perché ovviamente non c'è limite a discariche di inceneritori. Benvenuti e grazie a tutti di essere venuti. Vengo da Fiumicino, come molti sanno, chi non lo sa lo dico ora, che è quello che ha vinto la lotteria per l'impianto definitivo, che probabilmente non sarà soltanto una discarica ma anche un impianto di incenerimento, perché questa è la prospettiva che si apre, perché non si vuole capire quello che la gestione rifiuti richiede, cioè quella che anche l'Europa ci chiede, di iniziare con la riduzione, con il riuso, con il riciclo dei rifiuti e in ultima analisi portarli in discarica. Perché non è più possibile fare mega discarica come quella di Malagrotta, ma neanche proporre 7, 8, 9, 10 siti all'interno del Lazio dove sversare questa montagna di immondizia indifferenziata che non serve a nessuno e che non vuole più nessuno, perché anche le aziende ormai sono pronte. Al centro studi ci sono anche le aziende sedute pronte a modificare il sistema di produzione di quello che poi in discarica è più dannoso. Mancano soltanto gli amministratori e questi dobbiamo smuovere, questi devono darci risposte. I cittadini sono pronti, le industrie sono pronte, il territorio è pronto, sono loro i ritardati mentali che non vogliono capire, vogliono continuare a ingrassarsi sulla nostra salute, a finanziarsi la campagna elettorale con i gestori vecchi di stampare, e non vogliono vedere il nuovo, quello che è la soluzione, una soluzione che è mondiale, non è italiana, provinciale, comunale. In tutto il mondo stanno prendendo provvedimenti perché le cose vadano in questo senso, e qui continuiamo a proporre una politica vecchia di 30 anni, ancora si propone di fare inceneritori, di fare mega discariche, di non pensare alla differenziata, e non si può più accettare. Roma lo deve capire, i cittadini sono pronti e invece l'amministrazione continua, insiste, porta avanti i vecchi sistemi che non vogliamo più, dobbiamo dirlo chiaro e forte. Oggi e in ogni posto dove andiamo, dove ci troviamo, non ci stanchiamo di divulgare queste notizie, perché queste notizie non passano sulla stampa, non passano in televisione, quei mezzi sono asserviti allo stesso potere che noi combattiamo. Quindi siamo attenti quando parliamo con la stampa, siamo attenti quando ci fanno un'intervista, diciamo sempre le nostre proposte, perché ci vogliono dipingere come il partito del no, quelli che non lo vogliono a casa loro, e non è così. Noi abbiamo più problemi a Fiumicino anche con la discarica di Cupinoro, che riguarda Cerveteri, Bracciano, Anguillara e circa 25 comuni che ci scaricano robaccia, perché anche lì si tratta di indifferenziata, e anche quello è un problema che affrontiamo. Non è soltanto non lo voglio qui, non lo voglio ora, e non lo voglio e basta, perché la soluzione ormai c'è e l'abbiamo capito tutti qui, e dobbiamo farlo capire a chi ancora non l'ha capito. Per questo chiediamo di sostenere la 241, la legge di proposta popolare che è in regione e dorme lì ormai da troppo tempo. Dobbiamo riuscire necessariamente a farla discutere prima o al massimo parallelamente al piano rifiuti,
perché altrimenti questo piano rifiuti ce lo teniamo per altri 10 anni. Un inceneritore ha un contratto che dura 20-30 anni e per quel tempo deve bruciare e bruciare qualunque cosa. Negli altri paesi gli inceneritori li vogliono dismettere, non vogliono più bruciare i rifiuti, ma sono costretti, legati a questi contratti, a importarli da altre zone, perché la differenziata funziona e non gli dà abbastanza materiale da bruciare in quei camini, che sono cancrovalorizzatori, non termovalorizzatori. Non si può più pensare che sulla base di una delega data per 5 anni bisogna accontentarsi di piani a corta gittata, perché loro possano mettere un manifesto con la faccia del singolo politico che dica ho chiuso Malagrotta. Noi vogliamo un piano che guardi al futuro nostro, dei nostri figli, delle prossime generazioni. Abbiamo solo questo pianeta, solo questi territori, molti soltanto questa casa, e non possiamo bruciarcela per la loro pigrizia, per la loro cecità. Quindi ribadisco che invitiamo tutti quanti a partecipare alle iniziative di Zero Waste, dei singoli comitati, a qualunque iniziativa che riteniamo sia utile per questa causa. Divulghiamole queste notizie perché non arrivano, la stampa non ne parla, viviamo nella politica del gabibbo e non è possibile accettarlo. Se ne parla Sgarbi va anche bene, se ne parla il gabibbo va anche bene, ma non può essere quello a fare la differenza. Dobbiamo essere noi a rimboccarci le maniche e far capire a tutti quelli che non lo vogliono ancora capire, a tutti quelli che ancora dormono, a quelli che non sono in questa piazza oggi. Dobbiamo farlo capire a Roma, dobbiamo farlo capire nei nostri comuni, nei nostri luoghi di lavoro. Io lo capisco, anche a me la gente ormai mi scansa perché faccio una capoccia così a chiunque mi si avvicina, ma non mi stanco, non mi fermo di ribadirlo. Bravo. Senza le amministrazioni, senza il volere politico di fare questa, lo sforzo personale di differenziare diventa vano, inutile, bruciano anche le nostre energie. E dobbiamo farlo capire, è necessario questo. Bravo. Grazie a tutti.